Sono numerosi gli ambiti nei quali il sistema giudiziario italiano deve ancora conquistare standard di efficienza, deve conseguire gli obiettivi della ragionevole durata del processo, oltre che ovviamente di qualità della risposta giurisdizionale. Purtuttavia il percorso fatto in questi anni è un percorso positivo. Riforme, investimenti, cultura organizzativa, ricambio della dirigenza esteso degli uffici giudiziari, assunzioni di giovani magistrati e di personale amministrativo, tutti elementi che fanno prevedere un miglioramento ulteriore che però va perseguito e conquistato con costanza e con determinazione. La produzione consiliare, l'attività consiliare di questi 3 anni e mezzo è stata poderosa, perché noi abbiamo dovuto, per effetto di scelte legislative che hanno ridotto l'età massima pensionabile, provvedere, come dicevo, ad un ricambio rilevantissimo, senza precedenti, per intensità dei vertici degli uffici giudiziari. Abbiamo prodotto moltissimo sul fronte della cultura organizzativa dell'organizzazione degli uffici giudiziari. Abbiamo avviato per larga parte il percorso la via della autoriforma, nel segno dell'efficienza, della trasparenza, della leggibilità delle decisioni di un'istituzione di garanzia e di governo della magistratura quale è il CSM.